sport senza barriere, le arti marziali e precisamente il judo, in un progetto che sta dando davvero ottimi risultati. Noi siamo contenti di avere qui con noi per parlarne Spadetto Federico, buonasera. Buonasera a lei. Grazie, responsabile tecniche del progetto Judo Senza Barriere, nonché istruttore di arti marziali, e Redaelli Valeria. E Valeria. Ah, e Valeria, credevo fosse, scusi, Redaelli e Valeria, che è la referente organizzativa per i disabili. Volontaria. Volontaria, certo, però nel cuore di questo progetto non insegna perché il referente tecnico è lui, però credo, come dicevamo prima, che la sua presenza è importante, non solo per essere cavalieri perché è una signora, ma la parte organizzativa diventa fondamentale, no? La parte divulgativa. Certo. Diciamo, è la parte, diciamo, esterna del mondo che non lega strettamente quella che è la pratica, diciamo, sportiva di se stesso. Mi scuso un attimino per la voce, però sono un po' raffreddato. Non c'è nessun problema, l'aiutiamo noi per come possiamo con i nostri microfoni, ma noi allora parliamo più con lei, così la lasciamo a riposo, per capire come nasce questa idea, Judo Senza Barriere. Ma noi nasciamo come un gruppo di persone che si sono ritrovate proprio con la voglia di lavorare con i ragazzi diversamente abili e dare una qualità al loro tempo libero. Diciamo che sono ragazzi e adulti, è un'età particolare, cioè finché si è bambini c'è una serie di attività, delle proposte molto ampie. Quando si arriva ad una certa età, vengono offerte meno proposte, quindi noi abbiamo pensato proprio di metterci insieme e lavorare insieme a loro attraverso delle attività prima ricreative, quindi degli spettacoli, dei momenti insieme, e poi abbiamo pensato invece ad un'attività sportiva, appunto come il judo adattato. Abbiamo parlato con la palestra Yamarashi nella figura di Federico e insieme abbiamo un attimino programmato il nostro progetto di lavoro, ed è un progetto che ci sta a cuore tantissimo perché immagino. Siamo partiti con pochi soggetti e poi piano piano la cosa ha preso piede e i genitori si sono lasciati coinvolgere tantissimo e adesso stiamo vedendo le immagini che voi ci avete mandato. Queste la vostra struttura, voi lavorate sul come aspetto sportivo nella zona di Usmate Velate. Sì, nell'est milanese. Nell'est milanese. Bimercatese. Ecco, e lì è nata, diciamo, ha iniziato questo discorso di judo senza barriere. E Valeria diceva un judo adattato. Ecco, è stato difficile creare questo equilibrio lavoro con persone che avevano delle difficoltà e adattarlo a questo sport? Ma no, non è stato difficile perché noi in genere siamo sempre sperimentali, non esiste una ricetta o un modo o un volume su cui praticare, su cui attingere le forme. Abbiamo iniziato così, con un certo entusiasmo, con i miei collaboratori, che siamo più o meno una decina, no? E sperimentando un attimino questa esperienza, le dirò che i nostri corsi sono aperti a chiunque, quindi l'età media va dai 15 anni fino ai 34 anni. Dobbiamo tenere presente che il corso non è finalizzato di per sé stesso solamente a una patologia. Noi abbiamo diverse patologie, quindi riusciamo in un certo senso con percorsi diversi, perché c'è il down che percepisce meglio il concetto dell'uso del corpo, no? E c'è quello che è un pochettino più rigido e quindi fisicità. Lo percepisce meno. Quindi in un certo senso noi abbiamo sperimentato diversi modi di fare, no? Non è semplice perché a volte ci sono delle difficoltà e chi ci si presenta, e magari a volte vengono dei genitori a chiedere ancora se i loro figli possono essere inseriti, ma purtroppo noi dobbiamo sempre avere a disposizione la forza umana che è disposta, certo, a
così a svolgere un certo tipo di lavoro. Quindi a volte diventa doloroso magari dover dire no o trovare una situazione che si può adattare, certo, per non dire no. Certo, però vede, non è poi così difficile. Il problema dal mio punto di vista che si pone nell'ambito sportivo è che di queste realtà in genere ce ne sono poche. La mia riflessione come insegnante di judo, dopo anni che ho intrapreso questa pratica, mi sono chiesto alla fine che cosa serve, cioè cosa io posso fare per l'altro, no? E questo altro mi si è proposto in questa esperienza che io dal mio punto di vista la ritengo magnifica e unica nel suo genere. Non è difficile. Infatti io le volevo chiedere qual è la sua percezione, sua e dei collaboratori che oggi lei qui sta rappresentando, degli altri maestri, rispetto a questo tipo di insegnamento. Lei in qualche modo mi ha già risposto, un'esperienza sicuramente gratificante e unica. Non è, voglio dire, sotto l'aspetto tecnico si tratta evidentemente di modificare alcune, diciamo, formule, no? Poi, voglio dire, se lei ha avuto modo di vedere un attimino filmato, vedrà diverse tipologie fisiche. Certo, no? Lo stavamo vedendo proprio col esatto, pubblico, quindi, certo. Non tutti in un certo senso hanno la prestanza fisica, atletica, no? E diciamo che questi ragazzi, la maggior parte di questi ragazzi, non hanno mai fatto assolutamente nessuna pratica sportiva. Infatti si vedeva all'inizio, andiamo pure avanti col filmato, però all'inizio si è visto, hanno visto anche gli amici che ci seguono da casa, che c'era proprio degli esercizi proprio di ginnastica, di coordinazione, di che andavano un attimo prima di quello che era la disciplina. Ecco, questo quanto aiuta i ragazzi? Tantissimo. Infatti, rispetto a quello che diceva Federico, noi abbiamo all'inizio siamo partiti con una volta al sabato e poi abbiamo aumentato due sabati al mese. Poi alla fine ci siamo resi conto proprio che era necessario dare a questi ragazzi la percezione reale del loro corpo e quindi finalizzare il loro movimento. Non era un semplice copiare dal maestro e imitare dal maestro un movimento che poteva essere una caduta, una corsa, un gattonare, uno strisciare, ma doveva essere percepito da loro e sentito. E quindi abbiamo aggiunto un terzo sabato. E questo è diventato un momento come dire, di attività compensativa, che sono dei gesti, dei movimenti fatti però non nel grande gruppo come si vede nel filmato, ma in piccolo gruppo, magari in un rapporto anche individualizzato, più intimo, certo, più intimo, dove io seguo nel minimo particolare il movimento piuttosto che un gattonamento oppure anche un fare il nodo della cintura, perché poi sono degli atteggiamenti, dei movimenti che vengono trasferiti anche nel quotidiano, nella vita quotidiana, tant'è che un po' la nostra soddisfazione è anche sentire i genitori. Infatti. Che a volte ci dicono proprio contenti con le lacrime, cioè agli occhi, emozionati, con molta emozione, che in genere prima si sostituivano loro, per cui pur essendo grandi, adulti, il mettersi una calza, l'allacciarsi un bottone, veniva fatto da loro. Con questa pratica, con questo fare controllo del controllo, corpo, questa motricità fine, hanno potuto con piccoli passi fare da soli, e quindi questa è anche una grande conquista verso un'autonomia. Certo, e questo diventa sicuramente importante. Ecco, fosse anche solo questo, il risultato sarebbe davvero magnifico. E quindi noi siamo oltre qui a farvi soprattutto i nostri complimenti. Ma stiamo vedendo mi aiuti maestro, come possiamo dire, delle mosse, sì, giusto? Sì. Nelle mosse, quindi noi vogliamo, ci sarà una manifestazione il 28 marzo di cui parleremo tra pochissimo, quindi vogliamo sapere davvero di più, quindi anche su quello che è l'aspetto tecnico. Questi miglioramenti a livello sicuramente psicologico, a livello sicuramente di condivisione del gruppo, di motricità all'interno anche delle famiglie, voi li vedete anche come maestri, ovviamente a piccoli passi, però ci sono dei risultati di apprendimento della tecnica? Sì, senz'altro, perché se lei pensa che questo gruppo all'inizio non sapeva muoversi, non sapeva cos'era la destra e la sinistra,
non sapeva allacciarsi la cintura, certo, o comunque nello spogliatoio mettersi un paio di calzini o di scarpe, come diceva prima, certo, Valeria. Evidentemente questo è un riscontro, c'è un grande lavoro da fare evidentemente ancora, però io credo, al di là di questo, che la cosa più importante sia l'integrazione, cioè io non credo alla separazione tra queste persone e noi. Infatti noi teniamo anche dei corsi in cui, diciamo, i ragazzi, così poi la definizione diversamente abile è un po' vista un po' così, perché non saprei definire chi è diversamente abile nel nostro mondo e così come ci viene proposto, no? Se è il campione o se è il disabile, per senso la parola. Il problema dal mio punto di vista è far capire che c'è questa idea di integrazione, anche se dal mio punto di vista sotto l'aspetto diciamo del diverso in Italia si fa ben poco, pochissimo rispetto a tantissimi paesi europei che sono molto avanti, se ne parla molto bene, ma io preferisco di più portare avanti un discorso di fare che parlare. Beh, mi sembra che voi questo lo state facendo, no? Perché abbiamo visto i ragazzi, abbiamo visto anche il numero, abbiamo sentito i risultati, quindi il fare esiste perlomeno per quanto riguarda gli Amarashi. Io non vorrei che finisse il tempo prima di poter parlare di questa manifestazione, abbiamo un paio di minuti. Sport senza barriere, sabato 28 marzo, eccolo qua, io ho cercato di mettere tutti i riferimenti in maniera ben visibile, perché per voi è importante, proprio mi attacco a quello che lei stava dicendo Federico, se ne parla tanto ma non si fa molto. Allora, noi partiamo da una piccola goccia che è quella della TL Sera e cerchiamo innanzitutto di comunicarlo a più persone possibile, perché penso che sia importante esserci, perché anche un grande pubblico può fare la differenza in una manifestazione come questa, dove oltre che gruppi musicali, diverse, addirittura Matteo Morandi, quindi il campione olimpionico, cioè quindi diverse iniziative di intrattenimento, però sicuramente ci sono i ragazzi, no? Sì, certo. Sono tutti gruppi dove ci sono i ragazzi diversamente abili, certo, che si mettono insieme. Arrivava proprio degli atleti, atleti e cantanti, musicisti. Perfetto. Quindi è stato proprio un'integrazione, uno spettacolo sia sportivo che musicale. Ecco, quindi un'iniziativa sportiva, dicevo, 28 marzo alla sera alle 20, che oltre che un momento di intrattenimento musicale ha la possibilità di dare la soddisfazione di essere applauditi, di essere vista questi ragazzi che si allenano. Sì. Prego Federico. Ecco, il messaggio che vorrei che venisse esposto è che nella realtà sportive poche sono le associazioni che dedicano il loro tempo in questo, e noi abbiamo voluto inserire, infatti, come può vedere nel programma, diverse associazioni che operano. Certo, sì. La ginnastica ritmica, lo diciamo, però, l'attività sportiva di Hockey di Monza e le arti marziali, ovviamente, è un gruppo musicale centro anch'io. Però ripeto, basta così poco nel nostro tempo, anche le associazioni che operano nel bimercatese, creare uno spazio per queste persone, perché fondamentalmente la gente non è che debba venire o debba fare per forza, voglio dire, judo, magari altre persone che interessa fare altre discipline sportive, però bisogna avere gli interlocutori che sono le persone. Come è stato lei ai tempi quando l'hanno contattata, esatto, perché lei Modesto non lo dice, invece io lo posso dire, no? Sì, perché vero, se non avevamo la disponibilità di Federico, cioè l'idea che era nata proprio di questa attività sportiva per i ragazzi non si concretizzava. Quindi, l'appello di Valeria in qualità di organizzatrice, proprio perché ha parlato con i genitori, ne ha visto i risultati e ha visto il successo del progetto, ma anche quella di Federico è a tutti coloro che hanno delle strutture che non necessariamente fanno arti marziali,
insomma, se, aprire le porte anche a quelli che sono degli spazi, come è stato per voi. Mancano 30 secondi, quindi possiamo solo ricordare, sabato 28 marzo, ore 20, ovviamente il comune è quello di Usmate Velate. Esatto. Sport senza barriere, proprio perché lo sport è un diritto di tutti. E deve essere assolutamente senza barriere. E grazie. Soprattutto cerchiamo di abbatterle nel vero senso della parola. Ecco, quindi tanto pubblico sarà gradito, è un bel momento per stare insieme, anche non solo per chi abita e si trova nella zona. Complimenti e grazie anche ai suoi collaboratori. Grazie. Grazie di essere stati con noi, tempo proprio di salutarci, ci vediamo domani sera. Grazie.